Buongiorno, buongiorno, bentrovati. Io sono Luca Indemini, giornalista, collaboratore di stampa e Torino Storia principalmente. Ho avuto l'opportunità in diverse occasioni di incrociare la mia strada con la Notte degli Archivi prima e con Archivissima poi. Sono passato da un tram storico adesso alla diretta su Instagram, quindi insomma devo ringraziare Archivissima che mi ha permesso di incrociare in vari modi il mondo degli archivi e di cambiare soprattutto tipologia di archivi. Oggi con molto piacere do il benvenuto qui su Instagram alla professoressa Anna Sapino dell'Istituto di Ricerca di Candiolo. Buongiorno. Buongiorno a voi. Facevo una veloce presentazione, una mia breve presentazione al pubblico, agli utenti che man mano si stanno agganciando. Dicevo, ho avuto la fortuna attraverso Archivissima di scoprire diverse declinazioni del mondo archivistico. Con l'Istituto di Candiolo faccio un altro passo, un'altra scoperta. Devo dire, ho avuto il piacere di ascoltare il suo podcast che ha aperto e stuzzicato tutta una serie di curiosità. Ci arriveremo fra pochissimo. Le chiederei prima di fare anche lei una brevissima presentazione sua e dell'istituto, anche se insomma non ha bisogno di presentazioni. Prego. Vado. Buongiorno, l'Istituto di Candiolo è una fondazione piemontese per l'oncologia, è l'unico istituto in Piemonte targato IRCCS, che sono gli istituti di ricerca e cura che sono riconosciuti dal Ministero della Salute. Nello specifico, il nostro obiettivo, il nostro target di ricerca e sanitario e sulle patologie oncologiche, quindi sui tumori. In questo periodo di lockdown, l'Istituto ha continuato a garantire ai pazienti che afferivano a Candiolo o che necessitavano comunque di un supporto la completa disponibilità ed apertura, mettendo in pratica quelle che sono state norme di sicurezza che potessero garantire sia ai pazienti che agli operatori di poter svolgere la loro attività con serenità. Inoltre, l'Istituto ha anche attivato un laboratorio che svolge analisi specifiche sui tamponi di Covid, e questo ci ha aiutato molto per facilitare tutto questo processo che vi ho detto, ed è anche inserito nella rete regionale tra gli altri laboratori che fanno il Covid. In più, quello che abbiamo fatto nel periodo di Covid è stato anche di offrire la disponibilità alle strutture sanitarie della regione che hanno dovuto chiudere i loro reparti per motivi svariati. Noi abbiamo dato l'accesso alle chirurgie che hanno potuto usufruire delle sale operatorie di Candiolo per svolgere interventi su malati che avevano il tumore. Quindi c'è stato da parte dell'Istituto un'apertura totale, una risposta alla chiamata, come è accaduto per tutte le altre aziende sanitarie e gli altri istituti in Italia. Abbiamo. Prego. Sì, c'è stato un piccolo problema di connessione, ma era arrivata alla fine. È stato sicuramente un periodo difficilissimo da gestire, ha impattato sulle vite di tutti, sulla vita di un mondo come quello degli ospedali in maniera particolarmente pesante, come ci è stato raccontato. Che cosa è stato più difficile? Spiego un po' più a fondo la domanda. Non, per quanto siano scenari che immagino si provino a ipotizzare, essere pronti a un'epidemia o peggio a una pandemia non è proprio una cosa scontata. Quindi si ha poco tempo e bisogna pensare a qualcosa di completamente nuovo. Come si fa? Da dove si comincia per affrontare queste situazioni? È fondamentale la collaborazione, la compartecipazione di tutte le figure. Dalla figura che si occupa appunto della sicurezza, che è il cosiddetto RSPP, che è il responsabile della sicurezza,
La direzione sanitaria, ovviamente la direzione generale, deve essere quella che fa da regista a queste attività. Da parte mia, come direttore scientifico, ho dovuto informare e cercare la collaborazione dei ricercatori affinché potessero continuare nelle loro attività, cambiando un pochino quello che poteva essere il target. All'inizio era difficile poter entrare nei laboratori, quindi le presenze erano ridotte, ma l'attività scientifica poteva andare avanti lo stesso. E questo è possibile grazie a quelli che ho descritto come archivi digitali. Per cui l'aggiornamento, andare dentro alle problematiche, vedere quello che c'è di nuovo era fondamentale e questo l'abbiamo. Ho visto che l'attività scientifica non si è fermata dal punto di vista di produzione, di ideazione, di messa a punto e consolidamento di alcuni lavori che erano da condividere. A che punto eravamo con il tema degli archivi digitali? In qualche modo questa crisi è stato un acceleratore a puntare maggiormente su Assolutamente. questo. Assolutamente. Ma come ho detto nel podcast, il Ministero della Salute per gli istituti di ricerca a carattere scientifico come il nostro ha costituito una rete di archivi digitali sotto l'egida del cosiddetto Bibliosan. Bibliosan raccoglie tutti gli archivi scientifici sanitari. Nel periodo di Covid ha messo a disposizione di tutti gli operatori quelle che erano le normative che mano a mano uscivano, non solo nazionali ma anche internazionali, procedure, linee guida, eccetera. È un accesso che si fa quotidianamente su queste reti, che sono appunto archivi enormi che comprendono tutta la letteratura scientifica che viene prodotta. Se un ricercatore vuole studiare il Covid, per esempio, qual è l'impatto del Covid nel paziente oncologico, non può basarsi sulle chat o digitare semplicemente su Google Covid e oncologia, perché ti trovi di tutto. Quindi avere degli archivi digitali riconosciuti, validati e selettivi di quelle che sono le pubblicazioni scientifiche o le norme che vengono date è stato fondamentale e questo abbiamo appunto la possibilità di accedervi. Anche quello che noi produciamo e che vogliamo che vada che venga pubblicato lo facciamo sempre passando attraverso delle procedure scientifiche che ci per cui qualsiasi lavoro viene prima valutato nella sua integrità e validità sia per le metodologie che per i risultati. Se i revisori non ritengono il lavoro adeguato a livello scientifico, come ho anche specificato nel podcast, posso venire o bocciati, ti dicono no, non è sostenibile. Oppure possono chiedere ulteriori integrazioni per queste cose. Quindi avere questi archivi e poter arricchire questi archivi con delle pubblicazioni di impatto che possono essere utilizzate da altri ricercatori è fondamentale per l'avanzamento della ricerca. In alcuni casi questi archivi vengono utilizzati e poi si propone una validazione di studi già pubblicati. Vuol dire, c'è stato questo studio, ho apprezzato i risultati, voglio anche sulla mia attività, sulla mia casistica, riprodurre con lo stesso metodo quello che hanno fatto per vedere quanto è solido la metodologia utilizzata, per esempio. Oppure può essere una completa innovazione, però quotidianamente io penso di connettermi a questi archivi almeno 10 volte al giorno. Tutte le volte che un collega mi propone un nuovo progetto, io devo andare a vedere quanto è innovativo, quanto è sostenibile, quanto può essere di interesse
di vario tipo, per vari utenti. Non è detto che debba avere un interesse esclusivamente scientifico, può avere un interesse di ricerca e sviluppo per aziende che producono farmaci, che producono test di diagnosi, per qualsiasi cosa. Per il paziente, quanto può essere di interesse per il paziente, quanto è facile poi applicare questo progetto. Quindi noi troviamo tutti questi dati andando sugli archivi digitali riconosciuti e validati. Questo per noi. Prego. Sì, no, abbiamo un piccolissimo problema di connessione in chiusura, ma direi il senso era chiaro. Questi archivi digitali diventano anche uno strumento fondamentale in un momento come questo, in cui ci siamo trovati anche travolti da una serie di fake news scientifiche piuttosto pesanti. Nel podcast lei usa in contrapposizione un termine che ho trovato molto evocativo. In una situazione di epidemia, di contro c'è stata anche un'epidemia scientifica, però, che in qualche modo è quella che ci dà gli anticorpi per opporci alle fake news e per trovare la verità da seguire. Come si è sviluppata questa epidemia scientifica? È partita su diversi livelli. Ovviamente l'interesse è stato Covid-centrico, quindi ognuno nel proprio ambito ha cercato di capire come poteva dare un sostegno o trovare un aggancio ad un qualcosa che potesse permettergli, da un lato, di proseguire la ricerca, dall'altro, di portare un aiuto nella propria attività. Quindi se voi, come ho detto, ci sono digitando sull'archivio digitale che si chiama PubMed, che è un archivio riconosciuto per le riviste scientifiche, soprattutto di carattere sanitario, come molto importante, si trovava in quel momento in cui ho fatto il podcast 14.000 pubblicazioni su Covid. E potevano parlare dei motivi epidemiologici, come il Covid è iniziato. C'è uno studio pubblicato su Sciences che fa vedere cosa potrebbe capitare in futuro, cosa potrà capitare in dipendenza del periodo di chiusura, di lockdown e della lunghezza dell'immunità, con degli studi matematici stratosferici. Quindi loro ti danno le varie possibilità di ritorno dell'epidemia, che deve essere controllato, che sarà utilizzato da chi in questo momento governa le varie misure di sicurezza per dire, che ne so, vediamo quanto dura l'immunità da Covid, vediamo quanto è stato lungo il lockdown e abbiamo un'idea di quello che ci potrà capitare tra 3 mesi, 1 anno, 2 anni. Quindi questo è un tipo di ricerca. C'è tutta la ricerca sull'utilizzo dei farmaci adeguati o meno. C'è la parte di ricerca sulla caratterizzazione del virus. Quali sono, da cosa è fatto, quali sono i geni che fanno questo virus? È uguale quello italiano da quello cinese piuttosto che giapponese? Ci sono gli studi sull'alimentazione, cosa è veramente stato dimostrato che può aiutare o meno? Ci sono gli studi su quelli che sono stati i riscontri sulle persone che purtroppo sono morte da Covid, dove si è visto quali sono stati gli organi più colpiti e che cosa volesse dire avere la malattia, cosa provocava la malattia nell'organo, quindi trombosi e varie cose. Per cui qualsiasi persona che possa avere dal punto di vista culturale e professionale un interesse, andando su questi archivi digitali, poteva trovare delle pubblicazioni che avevano passato un vaglio, che erano state valutate nella loro integrità scientifica, sulle quali poteva essere disegnato un'altra ricerca o semplicemente un aggiornamento culturale. Si apre così anche un concetto,
po' diverso rispetto a quello classico di archivio, dove spesso si conserva la storia. Qui sono quasi archivi del presente, aggiornati quasi in tempo reale, ma che ci aiutano a leggere meglio un po' il presente e provare a guardare il futuro anche. Esattamente così. È la nuova epoca degli archivi, dove noi dobbiamo per forza connetterci su internet. Io, come ho detto, sono poco tecnologica, ma ho dovuto per forza adattarmi a questo, imparare che non avevo più il foglio di carta, ma avevo lo schermo davanti e potevo utilizzarlo come un libro, evidenziando le parti di interesse, facendo delle domande. Si possono scrivere poi agli autori specifici se c'è qualcosa che interessa in modo particolare, si può scrivere perché c'è il corresponding author che ti risponde, ed è una metodologia di lavoro che siamo oramai abituati a usare continuamente, non ci rendiamo conto di quanto sia un'evoluzione degli archivi, che una volta erano la biblioteca scientifica dove tu andavi, ti tiravi giù il volume, lo guardavi, ma era già vecchio, era già un qualcosa di qualche anche anno prima. Tenga conto che comunque la parte, se un lavoro è buono e scientificamente valido, negli archivi sarà tirato fuori dagli utenti tutti i giorni, e questo indica l'indice di citazione. Ci sono lavori vecchi di anni che hanno un indice di citazione attuale altissimo, perché sono talmente solidi, sono la base della ricerca, per cui uno prima di iniziare va a leggersi come e cosa era stato fatto. Questo dà anche la solidità della produzione scientifica di un istituto, di un autore. Io citavo il cosiddetto H-index. Per i ricercatori è un numero importantissimo, perché vuol dire quante volte il loro lavoro è stato citato. E più sei citato, non è perché tu sei bello e hai fatto chissà che cosa, ma è perché hai prodotto un lavoro che gli altri hanno voglia di leggere e ritengono opportuno dire: ho letto quel lavoro, ho usato di quel lavoro questo. Quindi è un titolo che viene utilizzato, non so, per i concorsi nazionali dei professori universitari. L'H-index ti dà quanto uno è importante. Quindi scrivere bene una ricerca scientifica in un periodo di Covid, vedremo quante volte in futuro sarà ancora citata. Magari tra un anno andiamo a vedere quanti di questi lavori su Covid sono stati citati, non solo per, diciamo, la parola inesatta, ma l'euforia del momento, ma perché scientificamente hanno portato a un qualcosa che ci ha aiutato a risolvere il problema. Grazie professoressa Anna Sappino, grazie all'Istituto di Ricerca di Candiolo, buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci. Un saluto a tutti gli utenti collegati, buon proseguimento di viaggio invece attraverso i viaggi digitali in questa edizione particolare, Digital Edition di Archivissima. Un saluto a tutti.